Buonasera, eccoci con Valerio Alba del Lupauk. La partita appena conclusasi per 4-4 con il gol del pareggio all'ultimo secondo della partita. Valerio, una tua prestazione fantastica. Hai fatto due gol, però purtroppo hai preso la terza ammonizione che ti costringerà a saltare la prossima partita. Avete pareggiato la partita proprio all'ultimo secondo. Purtroppo sareste potuti andare a punteggio pieno. Siete comunque i primi in classifica data la sconfitta con Soldiers. Purtroppo c'è il nostro rammarico perché comunque ci tenevamo a continuare a punteggio pieno, ma abbiamo la sorte contro quando si tratta di subire calci di punizione e tiri dalla media distanza, dove ogni volta i gol avvengono da centrocampo e da punizione, quindi continuiamo questa striscia negativa sulle palle inattive o sui tiri da lontano. Per il resto non era una partita in cui meritavamo veramente di vincere, perché comunque il pareggio forse è il risultato più giusto. Allo stesso tempo però la stavamo vincendo fino all'ultimo secondo, possibilmente senza che la luce si fosse staccata non avremmo perso la finita. Sicuramente, quindi è stato un calo di concentrazione proprio della fine. Non ci voleva, però vabbè, siamo sempre primi. Comunque secondo me è il risultato più giusto, anche se siamo molto arrabbiati. Ci stavano attaccato molto, noi siamo stati più che altro molto concreti in quelle quattro azioni, certo, che abbiamo portato a termine. Senza la tua presenza come pensi che reagirà la squadra in una prossima partita? Diciamo che mancheranno tre dei nostri compagni, mancheranno Cariola e Aiello oltre me, ma ci saranno tre compagni che ci sapranno sostituire, si spera, nel migliore dei modi. Sicuramente giocheremo un po' più cover. Va bene, allora ci rivediamo con l'Opac per la quinta giornata e con Valerio alla sesta. Arrivederci. Eccoci con il man of the match della partita tra Spezia contro Lupauk e Ivan Logreco per lo Spezia, che ha realizzato il gol proprio sullo scadere dopo un piccolo breakout del campo. La concentrazione della squadra è sempre alta, soprattutto nella fine delle partite. Siete la seconda partita di seguito che riuscite a recuperare sugli scudi. Complimenti, soprattutto grazie a te. Vabbè, grazie a me. La tua punizione. Che comunque mi hanno aiutato i compagni, perché se vedi l'ultimo gol della punizione hanno un quarto sfinito da risolvere al portiere, figurati che c'era anche il nostro portiere in avanti. E diciamo che ci siamo specializzate in queste rimonte in zona cesarina. Sembrate molto al Napoli quest'anno. No, il Napoli vince però. Noi pareggiamo. Nei recuperi finali. Quindi però l'importante è che per la quarta partita consecutiva non siamo stati ancora battuti. Siete imbattuti, sicuramente. Magari la concentrazione, anziché riservarla per la fine della partita, nelle prossime partite cercherete di estenderla per tutta la partita, così magari otterrete anche la vittoria. Sì, senz'altro, e sicuramente dobbiamo evitare di commettere leggerezze che poi paghiamo caro. Tu che hai visto la partita, te ne sarei accorto. Avete dei cali di concentrazione che pagate caro con i gol. Perfetto. Va bene, ringraziamo Ivan, complimenti ancora per la vittoria. Permettimi di salutare mio padre, anche se squalificato nonostante la querella che c'è stata con l'organizzazione. Lo vogliamo salutare, gli vogliamo dedicare questo pareggio, se ce lo consenti. No, certo. Ringraziamo lo Spezia Ivan Logreco e suo papà. Arrivederci.